Salve a tutti ragazzi, sono ZWillix ed eccoci qui con l'evento del martedì. Come era abbastanza prevedibile, niente Jester Classic. La consolazione è che almeno Rockstar ha deciso anche questa settimana di regalare soldi a tutti i giocatori di GTA Online, esattamente 250.000 dollari. Per ricevere questi soldi basterà fare un solo accesso, uno di questi giorni, fino alla mattina di martedì 12 giugno, insomma, ne basta solo uno, e dopodiché aspettare entro il 18 giugno. Sì che state tranquilli, se non li riceverete subito, sicuramente i 250.000 dollari vi arriveranno entro il 18 giugno. E se magari siete intenzionati a comprare Red Dead Redemption 2, prenotando sul PSN o su Microsoft Store l'edizione normale di Red Dead Redemption 2, otterrete immediatamente 500.000 dollari su GTA Online. Altrimenti 1 milione di dollari se prenotate la Special Edition, oppure 2 milioni di dollari se prenotate la Ultimate Edition di Red Dead Redemption 2. Chi effettuerà la prenotazione digitale di Red Dead Redemption 2 tramite PlayStation Store riceverà i soldi di GTA Online con un download automatico. Mentre su Microsoft Store il bonus dei dollari di Grand Theft Auto può essere scaricato cercando la cifra associata con la prenotazione specifica. Non dico di certo di comprarsi Red Dead Redemption 2 solo per ottenere questi 2 milioni, sarebbe veramente stupido. Però se per caso siete quasi convinti di comprare il gioco e vi piace parecchio GTA Online, prenotarsi il gioco in digitale e ottenere questi soldi non sarebbe così una bruttissima idea. Altrimenti, se no, chiaramente lasciate stare, perché non sono comunque soldi gratis, eh? Dovete sborsare in anticipo mesi prima la cifra intera di un gioco che ancora non è uscito. Cos'è uscito di bello? Al posto della Jester, Rockstar ha rilasciato 7 nuove gare multiveicolo. Ed è purtroppo l'unico bonus doppio guadagno della settimana. Non ci sono neanche bonus doppio guadagno sulle altre gare o su altre cose, ma solo su tutte le gare multiveicolo. Nient'altro. La cosa più interessante è comunque l'aggiunta del creatore. Vi dico principalmente le aggiunte più interessanti. Il creatore delle gare al bersaglio è adesso disponibile. Poi sono stati aggiunti 3 nuovi veicoli speciali nel creatore delle gare, precisamente la Deluxo, il Jetpack e la macchina subacquea Stromberg, mentre nel resto delle modalità del creatore hanno aggiunto tutti i veicoli sia del DLC dell'Apocalisse che del DLC import-export. Se siete interessati a sapere altri dettagli, troverete il link nella descrizione, perché Rockstar ha modificato veramente un sacco di cose nel creatore, il che è una buona cosa. So che a molti di voi potrebbe importargli una sega del creatore, giustamente, però è comunque un'aggiunta carina, possiamo dire, perché da oggi potrete giocare le gare create dagli altri giocatori di una tipologia che non abbiamo mai visto prima d'ora. Per scaricare una gara della community potete trovare il link della vostra console qui sotto in descrizione, impostare membri SC, poi andare su filtri avanzati, poi mettere gara e scegliere una delle nuove tipologie di gare uscite oggi. Così troverete tutte le nuove gare create dagli utenti che potrete avviare dalla vostra console. Un modo alternativo per giocare a GTA Online in compagnia con altre persone. Poi, se volete provare anche a fare 52.000 dollari, potete provare a completare la prova a tempo che si trova in questo punto della mappa. Gli sconti che consiglio questa settimana sono il 30% di sconto sulla Super Ocelot XA21 e sulla moto Nagasaki Shotaro. Poi c'è anche lo sconto del Blazer Aqua, che invece ve lo sconto. Gli altri sconti verranno pubblicati da Rockstar quotidianamente. Potete seguire le loro pagine social per sapere cosa hanno scontato in quel preciso giorno. Bravi, bravi, fate uscire gli sconti ogni giorno, così poi dopo io non riesco a sconsigliare alle persone le cagate che andrete a scontare, eh? Mannaggia. Infine, gli sconti segreti che possono ottenere solo una parte dei giocatori di GTA Online sono il 75% di sconto sulla Stromberg e il 50% di sconto su tutte le basi operative. Quindi niente ragazzi, troverete le fonti del video qua sotto nella descrizione. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su se questo video vi è piaciuto. Inoltre fatemi sapere cosa ne pensate delle 7 nuove gare. A me sinceramente mi importa una sega. Da ZWillix è tutto, noi ci sentiamo al prossimo video. Don't forget you got a L on your head. You will lose, watch your back.